Ben trovati amici di Padre Pio TV. Ci ritroviamo quest'oggi, in questa settimana, con una nuova puntata della Vita come dono. E come vi dicevo, quest'oggi siamo a Lucera, presso la congregazione dei Giuseppini del Murialdo. Dietro di me vedete proprio la statua del padre fondatore, San Leonardo Murialdo, amico, fratello e padre dei giovani. San Leonardo Murialdo che ha scelto proprio Giuseppe come modello per la congregazione dei religiosi da lui fondata perché grazie all'intervento di Maria, Mediatrice di ogni grazia, accolgano il Signore nei più piccoli dei loro fratelli. In queste puntate ci accompagnerà padre Diego che è il direttore del il parroco eh, qui e direttore dell'opera San Giuseppe, parroco della eh, chiesa di Cristo Re, ma anche padre eh, Vincenzo, uno dei suoi confratelli. Seguiti. Come ha annunciato l'inizio, quest'oggi siamo a Lucera presso l'opera San Giuseppe della Congregazione Giuseppini del Morialdo. Siamo in compagnia del parroco della Chiesa di Cristo Re e direttore dell'opera San Giuseppe, Padre Diego. Grazie Padre Diego per l'accoglienza. Volentieri, grazie, grazie a voi, grazie Simona, buonasera. Bentrovati, buonasera anche a tutti i telespettatori. Grazie. Ecco, vogliamo par parlare di questa bella realtà partendo soprattutto dal fondatore San Leonardo Murialdo. Chi è? Sì, io appartengo alla congregazione dei Giuseppini del Murialdo. Il nostro fondatore è Leonardo Murialdo, poi beatificato e canonizzato. Quindi ora San Leonardo Murialdo, un uomo davvero straordinario. Paolo VI sia nel 1963 quando lo beatificò e poi in più o meno lo stesso modo nei concetti almeno eh, ebbe modo di ripetere l'affermazione anche nel 1970 quando lo canonizzò lo proclamò santo ecco lo definì in maniera telegrafica sintetica ma efficacissima straordinario nell'ordinario chi è san leonardo murialdo leonardo murialdo è un uomo un uomo come tanti un uomo che mi piace dire, è un po' la mia risonanza, lo potresti trovare, incontrare nella tua vita quotidianamente, potrebbe essere il tuo vicino di casa quasi, un uomo ordinario, ma è diventato santo perché in questa ordinarietà ha vissuto in modo straordinario, cioè ha amato in maniera straordinaria ogni persona che incontrava, in particolare i giovani, i giovani poveri, la gioventù operaia. Ecco, San Leonardo Murialdo, eh, se, se posso Simona, Ecco, Serenado Murialdo è un bambino che nasce a Torino nel 1828. Respira l'aria della Torino di quegli anni, di quel secolo. Da un lato è una Torino che è eh, attiva, fervorosa, che è piena di attività e vive il periodo dell'industrializzazione con tutti i vantaggi ma anche con tutti i problemi ad essa connessi. E in questa temperie culturale quindi respira il suo tempo, respira anche una grandezza straordinaria, che è proprio la religiosità della Torino di quel secolo. Ricordiamoci che davvero in quel secolo a Torino fioriscono una quantità innumerevole di santi, Cafasso, Cottolengo, Bosco e tanti altri. Ecco, Murialdo è uno di questi, San Leonardo Murialdo è uno di questi e ha questa fortuna. Quindi nasce a Torino nel 1828. La sua famiglia è una famiglia religiosa? Riesce già sin da bambino ecco, a, a ad avere queste, questi insegnamenti? Assolutamente sì. Lui nasce da una famiglia agiata, benestante. Eh, il padre era un agente di cambio che aveva un certo censo. La madre, Teresa, Teresa Rò, era una donna di grande religiosità che fin da piccola a tutti i suoi otto figli insegna i principi cristiani e la vera relazione con il Signore. Quindi Leonardo Murialdo cresce in questa famiglia, una famiglia numerosa. Da subito lui ha un evento triste, un trauma potremmo dire in termini moderni, e cioè nel 1833 perde suo padre, rimane orfano di padre. Un evento che se da un lato segna la sua vita personale e anche spirituale, dall'altro diventa veramente un'occasione straordinaria perché anni dopo, quando ormai è già nel pieno della sua santità, quando è vicino ai settant'anni, vicino al suo ritorno al padre, lo scrive, lo annota proprio e lo enumera come uno dei benefici, delle grazie di Dio a lui. Cioè questa morte certamente tristissima, certamente non augurabile, diventa per lui successivamente un motivo davvero di eh, aggrapparsi, di eh, relazionarsi in maniera più grande, più piena con il Signore. Ecco che lui, rimasto orfano eh, di padre, continua nel suo percorso e la madre, vedendo come eh, non riusciva a badare pienamente a tutti i suoi figli, specialmente ai due figli maschi, allora decide di dargli un'istruzione importante e li manda a Savona, nel collegio dei padri Scolopi. Lì lui svolge, vive la sua fanciullezza e la sua adolescenza, la sua prima adolescenza quantomeno. È un ragazzo molto dotato, molto intelligente, riesce molto bene a scuola. A un certo punto, però, durante il suo percorso di crescita, viene canzonato dai suoi compagni perché viene additato come il cocco dei professori, come eh, colui che un po' è troppo bravo. E in questo il Murialdo fa un atto a un certo punto, un atto di rifiuto. Quasi eh, per timore del rispetto umano, lui quasi abbandona, fa il contrario, quasi una crisi adolescenziale, esatto. E addirittura, lui scrive con grande dolore nei suoi ricordi, nel suo testamento spirituale, lui vuole addirittura abbandonare il buon Dio, tant'è che cerca di dimenticarsi persino la preghiera dei salmi che lui sapeva a memoria. Ecco tanto è eh, questo. Vive un periodo di grosso travaglio e in uno scritto la madre percepisce questo e capisce, leggendo i segni di Dio nella sua vita, capisce che se lo tiene lontano c'è il rischio che lo perda, lo perda davanti al Signore e quindi lo richiama, lo richiama a Torino. Ritorna a Torino e lui ha modo di vivere una sua conversione. Va in chiesa, sente una predica, una predica forte che lo scuote, una predica eh, sull'inferno, sul paradiso e sull'inferno. E poi decide di confessarsi da un santo sacerdote, l'abate Pullini, e lì ritrova la grazia di Dio, ritrova la serenità, lì sperimenta, tocca con mano la misericordia di Dio, Dio ed è il cuore un po' del suo carisma. Dio che ti ama e ti ama di un amore, poi lo definirà con vari aggettivi, infinito, senza confini, eterno, da sempre e per sempre. Un amore personale che ama proprio te, Dio. E' quello che ci comunica oggi, cara Simona, non ama in generale, ama te, non ama tutti, ama ognuno, ognuno di noi. Un amore che è attuale, adesso ci ama, non chissà quando, non ci ha amato, ci ama adesso e soprattutto il colore fondamentale della sua spiritualità, del suo carisma apostolico, del suo carisma spirituale, un amore misericordioso, cioè di un cuore di Dio che si china perfino sul tuo peccato, perfino sulla tua miseria e perfino quella ama e la assume e quindi ti perdona. Sperimenta questo e diventa una forza che trasforma la sua vita. Questa è stata una svolta, una forte svolta. Assolutamente, è stato davvero l'apice della sua esperienza di Dio che a quel punto trasforma la sua vita. Lui viene trasformato dall'amore e a quel punto decide di donare la sua vita per gli altri, totalmente. Ed ecco che allora inizia un percorso religioso, ecco che successivamente entra in seminario. Successivamente mh, percorre tutti i gradi, il suo diaconato e il diaconato, e diventa sacerdote. Diventato sacerdote, lui che è benestante, eh, tutto sommato, eh, vive a casa sua, però si lascia interrogare un uomo che sapeva leggere i segni dei tempi, sapeva farsi interrogare da Dio. E quindi cosa fa? capisce che in quel momento ciò a cui Dio lo chiama non è una vita agiata, tranquilla, una vita magari anche colta, intellettuale o accademica, no. Quello a cui Dio lo chiama è soccorrere i poveri, in particolare i giovani, i giovani poveri abbandonati, la gioventù operaia. E allora decide di fare questo e si mette nell'oratorio, comincia a fare l'esperienza dell'oratorio, a radunare i ragazzi, specialmente quelli sbandati, quelli per strada, quelli che nessuno curava. Tante volte non per malizia o per abbandono, quanto per necessità, perché i genitori magari dovevano lavorare e lavoravano allora nelle fabbriche non tanto 8 ore, ma 10, 12, 14, forse anche 16 e i ragazzini quando non lavoravano anch'essi, sfruttati, erano per strada. Lui li raduna e fa esperienza di vari oratori. A un certo punto incontra anche Giovanni Bosco, San Giovanni Bosco che furbescamente lo invita in un bar e davanti a una bevanda particolare torinese, il cosiddetto bicerin, assunto tra l'altro vicino al santuario amato dai torinesi e venerato anche dal Murialdo, il santuario della consolata, dedicato a Maria Santissima, lì gli estorce un'affermazione, una, un una, eh, una disponibilità diventerà rettore di uno degli oratori di Don Bosco, il San Luigi. Starà lì un po' di tempo, poi capisce che la sua vocazione è un'altra. Dio lo chiama non alla gioventù in generale, ma alla gioventù povera, abbandonata, ai giovani più poveri, più abbandonati, ai giovani del mondo operaio anche. Ed ecco che allora fa questa svolta e quindi successivamente, dopo altri passaggi, ma per questioni di tempo non, non posso enumerarli tutti, accetta di diventare rettore del collegio artigianelli. Il Collegio Artigianelli era stato fondato da Don Cocchi, un uomo, un sacerdote pioniere, un, un uomo che costruiva, edificava, realizzava, no? e lui lo eredita, e lo eredita pieno di debiti, siamo nel 1866, e lui lo eredita come incarico che accetta temporaneamente nei attesi di capire la volontà di Dio. Bene, questa temporaneità durerà 34 anni, Simona, fino alla sua morte. Morirà agli artigianelli, amando i suoi artigianelli. Ecco, nel 1873, nella Cappella degli Artigianelli, lui, assieme ad alcuni eh, chierici, ad alcuni sacerdoti, fonda la congregazione. E la fonda in un giorno assai significativo, ovviamente, il 19 di marzo. La festa, la solennità di San Giuseppe, San Giuseppe, sposo di Maria, a cui intitola e affida la congregazione nascente, Giuseppini. la congregazione da qui esatto, Giuseppini del Murialdo. E in quel momento nasce ufficialmente la congregazione. È chiaro che c'erano stati tanti passi preparatori, è chiaro che aveva condiviso questo desiderio, questa vocazione con tanti altri, è chiaro che. A un certo punto aveva cercato anche conforto nei padri spirituali. No? E quando a un certo punto a un padre spirituale lui chiede eh, se fosse volontà di Dio fondare questa congregazione e gli obietta, obietta lui al padre spirituale che per fondare una congregazione ci vuole un santo, il padre spirituale lo guarda amabilmente, gli sorride e gli dice: Bene, bene, Leonardo Murialdo, questa è l'occasione per diventarlo. E da quel momento inizia questa nuova storia, che continua in vero. E il Murialdo si dedica indefessamente, anima e corpo, intanto ai suoi artigianelli, che conosce personalmente, con cui ha atto uno stile pedagogico basato sull'amorevolezza, sulla dolcezza, sulla misericordia, sulla comprensione. E Dio ci dice questo, che ci ama di un amore misericordioso. Il Murialdo ci ripete che Dio ci ama di un amore misericordioso e permettetemi, l'ho già detto, lo ripeto e lo ripeterò ancora, Dio ama te, Dio ti ama di un amore misericordioso. Ecco, anch'io, cara Simona, con tutti i miei errori, con tanti peccati, con tanti sbagli, sento però che Dio mi ama di un amore misericordioso, che mi perdona sempre e che mi invita a ricominciare. Nonostante tanti fallimenti, Dio ci ama sempre, Dio mi invita invita, ci invita sempre a ricominciare, sapendo che lui era sorgente davvero dell'amore. Ecco, questo è l'aspetto sicuramente della sua spiritualità che, che più ti, ti ha attirato, ti attira ancora oggi, si, si sente, si legge dalle tue, dalle tue parole, sicuramente questo. Ecco, questo carisma continua ancora oggi, eh, nonostante ecco, gli anni siano passati, questo carisma è ancora eh, forte. Di cosa ecco, si occupano oggi i Giuseppini del, del Murialdo? Benissimo. Però permettimi, avete pazienza, una piccola premessa. Nel suo testamento spirituale, che conclude un po', meglio che aggiunge un piccolo elemento in questa rapidissima sintesi del suo carisma spirituale, nel suo testamento spirituale, che scrive un po' come facsimile in breve delle confessioni, delle grandi delle grande opere di Sant'Agostino, sì, le confessioni, no, certo. lui scrive due desideri che i suoi confratelli dovrebbero sempre propagare a tutti i giovani, a tutti i ragazzi. Primo, davvero testimoniare l'amore di Dio, l'amore infinito, eterno, personale, attuale misericordioso di Dio per noi. Secondo una devozione, anzi lui fa un errore grammaticale e lui era veramente molto istruito, lo fa volutamente, sapeva perfettamente anche il francese oltre che l'italiano, dice "siate arcidevotissimi". È chiaro che è un doppio superlativo è un errore, ma per dire questa passione, siate arcidevotissimi della Beata Vergine Maria, tant'è che prescrive ai suoi confratelli che in ogni nostra opera, e qui a Lucera, a Foggia, l'opera San Michele, a Taranto, in tutte le opere che abbiamo, a Rossano Calabro, a Roma, al nord Italia, in tutto il mondo, negli altri continenti, c'è sempre in ogni cortile una statua dell'Immacolata. Siate arci devotissimi all'Immacolata. Ecco, e questa questo amore, questo testimoniare l'amore misericordioso di Dio diventa veramente già nel murialdo, nella sua vita, sforzo fattivo concreto che ha trasmesso a noi, sua congregazione, suoi confratelli. E si rivolge in particolare ai giovani, ai giovani, specialmente a quelli più poveri, più abbandonati, e anche al mondo operaio. Ecco che allora si articola in vario modo nella congregazione. Nella nostra congregazione abbiamo tanti oratori, oratori o al nord anche i cosiddetti patronati. Abbiamo certamente molte attività di accoglienza, in cui accogliamo ragazzi che hanno dei passati o dei vissuti difficili, quanto a vissuti familiari, vissuti sociali, vissuti magari anche di sofferenza, di disagio, di violenza, di delinquenza. Abbiamo quindi le case famiglie, i centri diurni, eh, i progetti mamma-bambino e tante altre esperienze in atto, alle volte anche veramente innovative e pilota. Abbiamo tutta l'esperienza del mondo del lavoro, la vicinanza che abbiamo con gli operai, con i lavoratori, soprattutto la preparazione adesso, quindi tutti i vari centri di formazione professionale che abbiamo. Noi abbiamo una realtà che... Eh, al marchio ENGIM, che significa Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, che sta configurando adesso tutta la nostra azione apostolica ed educativa, ma che nel modo specifico l'ENGI Formazione Professionale si occupa di questo. E l'ENGI Formazione Professionale, davvero in tutta Italia. Ehm, aiuta e accompagna. Aiuta e accompagna questi ragazzi, molte volte anche ragazzi che non escono, non riescono da, eh, in altri tipi di scuola, che fuoriescono, che escono dal percorso normale dell'istruzione. E veramente trovano qui un'ancora di salvataggio, di salvezza e diventano come ci eh, invitava il Murialdo, San Leonardo Murialdo a fare, diventano bravi cittadini e buoni cristiani. Ecco, la formazione professionale. Le parrocchie, le parrocchie che noi eh, accogliamo, eh, la prima ce la donò eh, San Pio X, che prima di essere Papa, era patriarca di Venezia e lì ci conobbe perché a Venezia abbiamo un'opera. ecco, che viviamo soprattutto nella coloritura, nella specificità, l'attenzione ai giovani, praticamente ai giovani poveri e abbandonati. E quindi, ecco, poi abbiamo anche il mondo delle scuole. Le scuole per dare questa sensibilità, questa attenzione, questa specificità, oltre poi ad avere anche le missioni, perché poi successivamente il Signore ci ha chiamato anche alle missioni, allora siamo presenti. Questo non era un sogno del, del Murialdo? Murialdo in vita no, non, non esplicitò questo, ma poi eh, il carisma, che è dono dello spirito, non è mm, possesso di alcuno, è dono dello spirito alla Chiesa. Ecco, attraverso anche l'opera dei Pontefici ci ha fatto capire questa chiamata, questo colore. E siamo presenti allora in Africa, siamo presenti in Asia, siamo presenti nell'America del Nord, nell'America del Sud, siamo presenti nell'Europa, anche nell'Europa dell'Est. Ecco e quindi abbiamo varie, mh, varie attività, varie opere. Ecco padre, padre Diego, tu parlavi soprattutto ecco, del, dell'amore eh, di, eh, di San Leonardo per questi giovani, questi giovani in difficoltà. Oggi continuate quel, eh, quel, suo, quel, suo, quel suo sogno, ecco, all'inizio viene, eh, viene ancora oggi al centro, vive ancora oggi al centro della vostra congregazione. Quanto è difficile ehm, aiutare, accompagnare un giovane che ha avuto e ha delle, le difficoltà anche nel, nel cammino della vita, ecco, quali sono le difficoltà che eh, quotidianamente vivete con questi giovani? Qual è la parte più difficile, ecco? È una parte sempre meravigliosa, irta di, di impegni, di difficoltà, ovviamente. Dipende poi anche per certi aspetti dal luogo in cui ci troviamo. Non è secondario questo, eh, cara Simona, però in generale. Eh, vediamo, possiamo vedere come al di là dei limiti personali, anche del sacerdote, i miei personali, che non sono pochi, e quindi anche questo è un condizionamento che è importante da tenere presente. Però nel momento di trasmettere un messaggio davvero grande, straordinario di Dio che eh, può trasformare la mia, la tua vita e può dare una forma davvero diversa, nuova. Una difficoltà è in questo momento, mi pare che tanti ragazzi. Eh, vivono esperienze un po' frammentarie, frammentate, ed è difficile dare il senso dell'unitarietà, è difficile anche dare il senso della relazione, con questo mondo virtuale le relazioni tante volte sono sempre più virtualizzate, è difficile avere una relazione vera, reale, profonda, è difficile anche far percepire la bellezza, la bellezza dell'esperienza dell'incontro con Dio. Perché molte volte la religiosità diviene una serie di pratiche, diviene un atteggiamento etico, ma non una vera relazione. E questo è il passaggio cruciale, determinante. Magari percepisci sì che c'è qualcosa, ma fai, facciamo, faccio, difficoltà magari a vivere e a trasmettere l'amore di Dio, l'esperienza viva, profonda dell'amore di Dio. Ecco, eh, queste sono alcune delle difficoltà. Legato è poi al discorso di un tessuto sociale che corre il rischio di essere non più eh, unitario, disgregato a sua volta, un tessuto sociale che corre il rischio di condizionarti molto e di non aiutarti in questo cammino di scoperta della bellezza dell'incontro con Dio, che pone molte volte ostacoli a quello che è l'esperienza di un incontro vivo con il Salvatore, con Cristo. Ecco. Queste sono alcune macro difficoltà, poi legate anche a tante micro difficoltà legate alla storia personale, legate magari alla eh, centratura su se stessi, all'individualismo, alla difficoltà a realizzarsi in termini di senso e di progetto, però senso e progetto legato a una relazione, non come realtà astratte a sé stanti. Padre Dico, questo è un po' il centro della spiritualità di San Leonardo Murialdo. Ci parli adesso un po' ecco, di queste realtà, questa realtà, l'opera San, eh, San Giuseppe, che viene vissuta proprio qui a Lucera. In questa nostra opera abbiamo un po' eh, vari aspetti, varie realtà che si coniugano insieme ed è molto bello. Anzitutto eh, vi è la nostra opera, l'opera San Giuseppe, che dà unitarietà a tutte queste dimensioni. Una di queste dimensioni è lo spazio oratoriale. Abbiamo l'oratorio con spazi aperti, con sale, con attività, con tanti momenti di gioco, di svago, abbiamo anche una palestra e quindi molte volte questi spazi sono anche a servizio di altre dimensioni, ad esempio della catechesi piuttosto che re della realtà aggregativa, dei gruppi dei giovanissimi, di tanti altri momenti che si intersecano. Abbiamo allora innanzitutto questa attenzione All'aggregazione spontanea, ai ragazzi che vengono e che sanno comunque che l'opera è stata, è e sarà, ci auguriamo sempre di più, un punto di riferimento per giovani e per le persone di Lucera. E a questo riguardo, eh, se avrò modo poi e tempo di parlare, eh, sono state le figure straordinarie, fulgide qui nella storia di Lucera, che hanno preceduto eh, noi che siamo qui adesso, la nostra comunità religiosa, figure straordinarie in primis e tra tutte Padre Angelo, Padre Angelo Cuomo, che è davvero ancora amato e venerato qui a Lucera. Ma Continueremo avremo... a parlarle Ti di ringrazio. lui, sicuramente della sua uh, straordinaria esperienza di vita e di e santità. Do... Ecco, e oltre all'oratorio abbiamo le realtà dell'accoglienza e quindi quelle realtà in cui, attraverso uh, operatori, noi accogliamo qui ragazzi e ragazze che hanno avuto difficoltà, difficoltà di vario genere, quasi tutti. Non, non scendo nei particolari per ovvie ragioni, ma quasi tutti sono persone, che, ragazzi che minori che sono stati affidati e segnalati o dagli assistiti sociali o dal tribunale o da qualche istituzione e che noi cerchiamo di aiutare a crescere e dare le condizioni ideali per favorire lo sviluppo il più possibile armonico. Questo... Nei limiti del possibile, anche in stretto legame, collegamento con la famiglia, perché la famiglia d'origine è sempre. È presente, un valore, una risorsa, è. Certo, è una risorsa importante ed è imprescindibile nella vita di un figlio, di un ragazzo. Ecco. e quindi la realtà della casa famiglia è la realtà del centro diurno. Dove accogliamo appunto questi ragazzi in, in forma residenziale nelle case famiglie, in forma semi-residenziale nel centro. Il centro di diurno. Diurno. Sì, perché vengono qui, dopo aver finito la scuola, fanno il pranzo qui con noi, eh, c'è cioè un momento di relax, fanno i loro compiti e poi momenti anche di aggregazione, di laboratorio, cioè per poi riaccompagnarli noi a casa eh, direttamente. Ecco. Tutto ovviamente d'intesa con le istituzioni che ce li hanno affidati. Poi, un altro settore che è eh, importante, che abbiamo, è la parrocchia, quindi tutta la vita parrocchiale, con eh, tutta la vita di preparazione ai sacramenti, la vita sacramentale, la vita liturgica, la vita di annuncio, di testimonianza che eh, la parrocchia stessa dà del Signore risorto e presente in mezzo a noi, secondo quel carisma, carisma bello, straordinario, che è il carisma del Murialdo, quell'amore infinito, eterno, personale, attuale, misericordioso con cui Dio ci ama quell'affetto alla Vergine Maria e quell'attenzione ai giovani, ai giovani poveri e abbandonati. E poi abbiamo anche una realtà legata al mondo del cinema e del teatro, della cultura. <ride> la cultura, esatto, che abbiamo, abbiamo un cineteatro, è l'unico cinema qui a Lucera che sta attraversando un momento di grave difficoltà, Simona. Devo dire la verità, inizieremo o eh, avremo iniziato? una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza di Lucera per aiutarci a sostenere questo cinema, perché dovremmo passare alla digitalizzazione e a una spesa a un, costo. a un costo molto ampio, noi potremmo assorbirne più o meno come congregazione, neanche come opera la metà, ma chiediamo alla città di Lucera di aiutarci, di darci una mano a partecipare a questo. E poi il teatro che vede tante manifestazioni, rassegne teatrali, tra cui anche tanti spettacoli dei nostri giovani stessi, l'evento del carnevale fatto assieme ai nostri ragazzi dei gruppi della catechesi, di quant'altro, ecco. Ovviamente in questa c'è un'alta aggregativa e formativa, i gruppi dei giovanissimi, tutti i gruppi dell'Azione Cattolica ragazzi, il catechismo. Poi c'è una serie di gruppi di adulti molteplice, variegata che non sto qui ad elencare per brevità di tempo, ma quando abbiamo fatto la festa di inizio, la festa tutti insieme, la festa inizio dell'anno ecclesiale erano 27 le realtà che firmarono sul disegno della Chiesa in modo colorato, perché dire la tua presenza colora la Chiesa. Ecco. E, e questo è... Un po', po la realtà, ecco, realtà. De, dell'opera. Sì. Eh, Padre Diego, noi nella prossima puntata, lunedì prossimo, metteremo in luce, come abbiamo detto, un'altra bella esperienza di vita e di santità di, eh, di Padre Angelo Cuomo. Eh, con lui avremo l'opportunità anche ecco, di continuare a parlare della vostra congregazione. Intanto ti ringrazio per, eh, per averci ecco, illustrato e presentato tutte le varie realtà dell'opera. Grazie. Grazie a voi e preghiamo insieme ed invochiamo San Leonardo Murialdo. Grazie.